Io ritengo che siamo in una situazione d'emergenza, dobbiamo affrontarla con la razionalità e quindi con la consapevolezza di ciò che possiamo fare e ciò che non deve tradursi in un appesantimento delle condizioni di vita dei cittadini e degli ostacoli burocratici che ad essi si frappongono. La necessità di far fronte in condizioni di emergenza a una raccolta dei rifiuti che fosse funzionale, efficiente e in grado di togliere quello che erano tutti i problemi che si stavano venendo a creare nel momento in cui la raccolta Covid diventava un elemento separato. Io ritengo che siamo in una situazione di emergenza, dobbiamo affrontarla con la razionalità e quindi con la consapevolezza di ciò che possiamo fare e ciò che non deve tradursi in un appesantimento delle condizioni di vita dei cittadini e degli ostacoli burocratici che ad essi si frappongono e quindi la necessità con questa ordinanza di mettere chiarezza e di consentire ai comuni di svolgere attraverso le aziende il proprio lavoro. Come cambia un po' tutta la gestione dell'emergenza, soprattutto in seguito ai DPCM che semplificano questa gestione? Abbiamo deciso di andare a una procedura più semplice di raccolta, quindi non a un servizio personalizzato, in linea sempre ovviamente con le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, rassicurati dal fatto che i gestori con i quali ovviamente abbiamo elaborato questa proposta attraverso anche CISPEL e ovviamente coinvolgendo anche ANCI, ci hanno rassicurato sul fatto che le operatrici e gli operatori ecologici sono comunque ormai dotati di presidi importanti per la propria sicurezza in tutto il ciclo di gestione dei rifiuti, perché chiaramente sappiamo che vanno a manipolare e a gestire rifiuti Covid anche quando ufficialmente non lo sono, data la diffusione della malattia in questo momento. Quindi il sistema più semplice è quello di conferire tutto nell'indifferenziato usando i due sacchetti dell'indifferenziato, ovviamente chiusi in maniera adeguata e esponendo con le modalità tipiche di quel territorio, dove c'è la raccolta porta a porta, quindi l'esposizione fuori dal cancello, dalla porta di casa e nel caso vi sia il cassonetto, il conferimento al cassonetto. Nel caso vi sia l'impossibilità del positivo a fare autonomamente questa operazione, perché solo in casa, perché tutta la famiglia è in quarantena, perché non ha una rete parentale o amicale o di associazioni che facciano questo lavoro per lui, rimangono attivi comunque servizi personalizzati, organizzati dai singoli gestori.